ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Allora, qui abbiamo la panoramica ovviamente dei miei ingredienti. Oggi andiamo a realizzare il gelato allo yogurt. Allora, piccola premessa, io avrei voluto farlo con la gelatiera che avevo visto in un negozio ma che purtroppo non avevano, ed era il prototipo che sognavo perché era piccolino e quindi avendo una casa molto piccola non avevo purtroppo lo spazio per ovviamente tenerlo. Niente, come volevasi dimostrare, quando cerco le cose io non ci sono mai. Va bene, quindi allora ho detto vabbè, ma proviamo a fare il gelato allo yogurt fatto in casa, magari senza gelatiera. Poi nel caso la trovassi, insomma, magari farò un ulteriore video per farlo poi sempre con questo strumento, ecco. E forse diciamo che è anche più semplice farlo senza, diciamo, proprio la gelatiera, perché ovviamente non tutti quanti noi la possediamo dentro casa. Facciamo la seconda premessa e volevo dirvi che tanto comunque verranno accennati poi negli altri video che saranno programmati ad agosto, uscirà solamente una settimana, ne farò, perché ovviamente io sarò in ferie, mi godrò appieno il mese meritato dopo aver lavorato 365 giorni, tantissimo. Ovviamente non sarò attiva, non ve la prendete a male, ma non passerò da nessuno. Sicuramente vi lascerò dei cuori se mi lascerete ovviamente i messaggini, ma si ripartirà alla grande da dopo il 2 settembre, quindi insomma non me ne vogliate anzi, ma non ci sarò. Voglio godermi appieno ovviamente il riposo, perché per me è stato un anno molto pesante e anche faticoso, quindi era una piccola premessina che poi tanto comunque vi ricorderò poi nei video che verranno ad agosto, sicuramente poi vi saluterò. E niente, ora andiamo ovviamente ai nostri ingredienti. Allora, sono 380 g di yogurt. Io ho preso questo qui, già dolce, perché secondo me quello bianco senza zucchero. 120 g di latte. Poi 100 g di zucchero a velo. Io ovviamente uso questo, però potete anche usare tranquillamente quello semolato. Però secondo me è più indicato questo perché è più facile poi scioglierlo. Allora, il procedimento è molto facile. Dobbiamo prendere un pentolino, dobbiamo aggiungere il latte e lo zucchero, farlo sciogliere, ma mi raccomando senza farlo bollire, quindi diciamo un pochino intiepidire. Una volta che poi lo abbiamo fatto raffreddare, e ovviamente dobbiamo andare ad aggiungere lo yogurt e mettere nel freezer più o meno 30 minuti. Allora, se avessi avuto la gelatiera sarebbe stato molto semplice, perché una volta aggiunto lo yogurt l'avrei messo dentro a ovviamente il robot e avrei fatto più o meno lavorare 25-30 minuti. Siccome comunque non abbiamo la possibilità di farlo, più o meno dopo 30 minuti nel freezer andiamo a girarlo più o meno 3-4 volte, poi vi regolate voi, dopodiché lo lasciamo stare nel freezer per 6 ore abbondanti, in modo che comunque ci rilasci, diciamo, la cremosità. Detto questo, ci vediamo per i procedimenti, io vi mando un bacione a tutti quanti, vi ringrazio ai nuovi iscritti, agli iscritti di sempre, a quelli che mi sostengono sempre, vi mando un bacio grandissimo, veramente grazie di cuore, perché come dicevo anche in passato ho conosciuto veramente persone doc, e quindi vi mando un bacio, sapete chi sono, non c'è bisogno di, insomma, di specificarlo, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao! Allora, eccomi qua, ho pesato tutti quanti gli ingredienti, qui abbiamo il latte, qui abbiamo lo yogurt e qui abbiamo lo zucchero a velo. Ho dimenticato di dirvi una cosa, sarebbe meglio far sciogliere lo zucchero con ovviamente il latte in un pentolino ad acciaio per avere una resa migliore. Adesso andiamo ad aggiungere ovviamente lo zucchero a velo e accendiamo il fuoco e cerchiamo di far sciogliere tutto quanto. Facciamo intiepidire, dopodiché facciamo raffreddare del tutto e andiamo ad aggiungere ovviamente il nostro yogurt e poi in freezer. Mezz'ora è passata, ovviamente per voi è passato un minuto e come potete ben vedere si sta già addensando bene. Allora, adesso lo andiamo a rimettere. Ho dimenticato di dirvi prima una cosa, lo mettiamo nella parte bassa del freezer,
magari vi lascerò scritto nella prima parte che insomma vi ho fatto il video. Adesso più o meno lo facciamo stare un altro quarto d'ora e lo ripetiamo per altre 3-4 volte, ovviamente tirandolo fuori e andandolo a girare. E questo è il risultato che otterremo. Ovviamente tutti i vari passaggi che farò non ve li farò vedere. Adesso insomma lo rimetto dentro, mi raccomando, fatti questi step più o meno 6 ore nel freezer, nella parte bassa, e poi ci vediamo per il risultato.